voluta dall'assessorato alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno e dalla Prefettura di Salerno. La campagna di sensibilizzazione per contrastare le truffe agli anziani, Non farti truffare, è stata presentata stamani, giovedì 27 giugno, nella sala del Gonfalone a Palazzo di Città. Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri Vincenzo Napoli, sindaco del comune di Salerno, Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali e giovanili, e Francesco Esposito, prefetto di Salerno. Finanziata dal Ministero dell'Interno, la campagna, che sarà realizzata anche nel linguaggio dei segni, come annunciato dall'assessore De Roberto, nasce dall'esigenza non solo di predisporre misure specifiche per contrastare frodi nei confronti degli anziani, ma anche strutturare una modalità di diffusione di suggerimenti utili che possano funzionare come esempi, con lo scopo di informare e istruire la cittadinanza su alcuni tra i raggiri più ricorrenti che persone senza scrupolo continuano a mettere in atto. È una nostra iniziativa delle politiche sociali, insieme alla Prefettura di Salerno. Sono previsti anche stamattina il prefetto e il questore a portare il loro contributo nella difesa degli anziani e non solo, dalle truffe che sovente possono capitare a ciascuno di noi. C'è un volantino particolarmente significativo dove si dicono una serie di cose: il falso pacco postale dell'INPS, i falsi pompieri, false forze dell'ordine, falsi operai dell'Enel, falso postino, falso infermiere, falsa benedizione addirittura, un prete sotto mentite spoglie, un truffatore sotto mentite spoglie di prete, e le telefonate che arrivano ingannevoli alle persone meno strutturate, meno difese. È importante mantenere viva l'attenzione su questo argomento. Ahimè, gli anziani sono le vittime più colpite ed è giusto che ci sia anche un lavoro attivo da parte loro. Ecco perché oggi abbiamo invitato tutte le associazioni di anziani che sono presenti a Salerno affinché loro stessi facciano da passaparola con i loro coetanei e si arrivi ad una consapevolezza piena del problema. Sicuramente anche il pronto intervento sociale, che partirà da qui a breve, avrà una serie di numeri di riferimento, affinché, una specie di sportello di ascolto, affinché anche chi ha dubbi nel denunciare, perché spesso capita, soprattutto le persone anziane, ne temono di perdere poi la loro autonomia nel momento stesso in cui dimostrano una fragilità. E quindi noi come politiche sociali diamo quell'affiancamento in modo da dare una maggiore sicurezza a queste persone. Le truffe agli anziani sono davvero il reato più odioso che ci possa essere, prima di tutto perché le truffe minano la fiducia delle persone e creano anche un sentimento di disistima, e secondo perché proprio nei confronti degli anziani, che sono i soggetti vulnerabili, più fragili, davvero sono comportamenti che meritano la massima attenzione, sia in termini di prevenzione che in termini di contrasto. Purtroppo è un fenomeno che è in crescita, ed è in crescita perché c'è anche, oltre a quello che noi possiamo registrare nelle banche dati, un forte sommerso, perché molto spesso le vittime non denunciano, anche perché sono in una condizione di prostrazione, direi, quasi si vergognano a ammettere che sono state truffate. Quindi questo sentimento, che è un sentimento che spesso accompagna le vittime, è un sentimento che invece deve essere superato, e bisogna incitare e invitare tutti a denunciare, perché soltanto denunciando e segnalando le forze di polizia possono poi mettere insieme quegli elementi investigativi che servono a individuare i responsabili. Che la maggior parte delle truffe sono consumate proprio su internet a livello informatico, e devo dire che gli autori delle truffe sono diventati sempre più esperti, capaci di individuare metodi e strategie che tendono a colpire proprio la vulnerabilità, ma anche la mancanza di conoscenza. E quando parliamo di truffe su internet, naturalmente lì si amplia un po' anche
il ventaglio delle ipotesi e anche la gamma delle vittime. Non troviamo più solo anziani, troviamo anche persone che sono nel pieno della loro attività lavorativa, che sono e dovrebbero essere capaci di difendersi.